Immaginate di avere un albero malato. Se voi pensate di curare quell'albero tagliando un rametto, poi un altro rametto, quell'albero sempre malato sarà e alla fine marcirà. Quindi tanto vale estirpare il male alla radice, togliere l'intera radice e buttar via questo albero marcio. Bene, sono 5.000 anni che noi ci portiamo dietro un albero marcio che oggi sta mettendo sotto dittatura l'intero pianeta. Allora, chi si occupa del problema del Covid? Chi si occupa del signoraggio bancario? Chi si occupa delle religioni come vari rami marci per metterci sotto dittatura? Noi abbiamo risolto il problema estirpando il male alla radice, ovvero facendo vedere chi erano questi personaggi che da 5.000 anni hanno messo sotto dittatura l'intera umanità, prima attraverso le religioni che sono nate dalla deificazione di questi personaggi, e loro presero il controllo attraverso proprio le religioni. I faraoni detenevano tutto il potere. Ed erano una linea di discendenza di quei personaggi che tra poco vedremo. I sacerdoti prendevano la decima. Oggi non è cambiato niente. I faraoni possiamo equipararli ai banchieri, e i sacerdoti che prendevano la decima dalle offerte che il popolo dava a questi personaggi che erano stati deificati sono i banchieri. Poi ci sono i loro servi, la massoneria, che tramite l'informazione nasconde tutto quello, tutte le nostre scoperte in grado di travolgere la storia di 5.000 anni fa. E andiamo su Beroso Caldeo, uno storico coevo di Alessandro Magno, sentiamo che cosa ci dice, perché parliamo di un evento che cambiò la storia dell'umanità. E abbiamo dato la data esatta in cui avvenne quell'evento. Stiamo parlando di quando cadde una cometa sull'Oceano Indiano. Un frammento di questa cometa si staccò col pendolo della terra di Sumer da parte dell'India e dando origine poi al mito del diluvio universale che avvenne sotto Noè o Zeusutra, decimo re della lista reale sumerica. Quando avvenne quell'evento, i personaggi in questione, ovvero i primi patriarchi e re sumeri, erano in lotta da loro per una lotta di potere. I vincitori vennero deificati, i perdenti vennero demonizzati. Il vincitore in assoluto verrà deificato come il Signore, il perdente verrà demonizzato come Lucifero o portatore di luce. E vediamo che cosa dice Beroso Caldeo di questi personaggi. Innanzi alla famosa rovina delle acque, cioè il diluvio per la quale perì tutto l'universo mondo, passarono molti secoli, i quali furono conservati fedelmente da nostri caldei. Abramo veniva da Ur. Il nonno di Abramo, nonno da parte materna, si trovava proprio in quella zona. Vedrete poi le prossime scoperte che avremo fatto. Scrivono che in quei tempi fu una città grandissima di giganti. In realtà, nel termine giusto tradotto, come abbiamo visto dal testo amalico di Enoch, erano uomini altissimi. Detta Enos, Enos è Enoch, la città che costruì Caino, figlio di Adamo o Alurim, primo re della lista reale sumerica, intorno al Libano, i quali signoreggiavano, spadroneggiavano, oggi il signoraggio si effettua attraverso la moneta debito, in quel tempo attraverso i tributi, tanto che Caino e Abele stessi portavano i tributi ad Elil come frutto del raccolto, della caccia o dell'agricoltura. I quali signoreggiavano tutto l'universo mondo, da colà dove si posa il sole fino a dove si lieva. Questi, ed erano Kurgan, indoeuropei, aprogruppo R1B, i primi che inventarono le armi e
molto più alti rispetto alle altre popolazioni, questi, confidandosi nella grandezza e fortezza dei corpi loro, inventori dell'armi, la metallurgia l'appresero, come abbiamo detto nelle altre puntate, dalla cultura della vecchia Europa di Vincia, opprimevano ognuno con queste armi, datisi alla libidine, furono ritrovatori dei padiglioni degli strumenti musici. E infatti nei testi sumeri troviamo che avevano costruito questi strumenti musicali di tutte le delizie. Adesso guardate bene che cosa dice. Mangiavano gli uomini. Ora, questo fatto di mangiare gli uomini noi l'abbiamo risolto, perché poi in realtà quello che è il Signore con gli arcangeli, raccontiamo tutta la storia nel libro 666, la caduta degli angeli ribelli e il marchio della bestia, è il con gli arcangeli il Signore misero sotto assedio la città di Enoch, dove c'era appunto quello che verrà poi demonizzato come Lucifero, Caino e i vigilanti o i cosiddetti angeli ribelli, per cui arrivati alla fine mangiarono i loro simili, anzi non erano del loro stesso sangue, perché furono costretti ad andare via dalla terra dove si trovavano. Mangiavano gli uomini e procuravano gli aborti facendone delicate vivande, si mescolavano carnalmente con le madri. Capito, ragazzi? Si mescolavano carnalmente con le madri, con le figliuole, con le sorelle, con maschi, con bruti. Non era scelleratezza alcuna che essi non ammettessero come disprezzatori della religione e degli iddii. Per loro tutto era ammesso, pensate, all'adenocromo, a Bibbiano, a tutto quello che è avvenuto in questo periodo con scomparse di bambini. Adesso ci viene detto che questi personaggi si univano carnalmente alle loro madri. Nel libro La famiglia di Yahweh, io mi chiedo come mai, non so quanti anni sono, 20 anni da Sicin, con tutta da quando hanno messo in mezzo questi massoni ebrei, tutta la bufala delle paleoastronautica, ci parlano di Yahweh come un alieno, di guerre tra extraterrestri, eccetera, eccetera. Bene, noi abbiamo risolto l'enigma, ma nessuno ne vuole parlare. Chissà come mai queste scoperte storiche sono così scomode a questi signori. Perché abbiamo nel libro La famiglia di Yahweh, che dovrebbe essere un libro venduto a livello internazionale ovunque, perché è una scoperta di livello mondiale, scoprire l'identità di Yahweh in Avila, uno dei figli di Cush. Allora, qui abbiamo ricostruito un attimo la genealogia. Abbiamo detto che Noè era zio Sudra, vi ricorderete tutto nelle puntate precedenti, decimo re della lista reale sumerica. Un figlio, Cam, ebbe due figli, Cush, deificato in Egitto come Seten, e Mizraim, faraone Narmer, deificato come Osiride. Mizraim era padre di Horus, lo ritroviamo nella Bibbia come Anamin, nei faraoni come faraone Hakor. Cush, deificato come Set, aveva tra i suoi figli due personaggi, uno Baal, vero nome Nimrod, come figlio di Cush lo ritroviamo, deificato anche come Moloch, il dio a cui venivano sacrificati i bambini, e l'altro è Yam, che combatterà contro Baal, o Avila, oppure Yahweh. Gli anni in Mesopotamia, Yahweh diventerà per gli ebrei quando rientreranno poi attraverso la linea di discendenza di Sem, altro figlio di Noè, questi personaggi in Egitto, e poi con l'espulsione di Mosè, ne abbiamo parlato l'ultima volta, con l'Esodo occuperanno la Palestina. Bene, sia Nimrod sia Avila, quando Cush o Set perse la battaglia con Horus, furono espulsi e furono costretti a tornare nella loro terra d'origine, in Mesopotamia. Sia Nimrod sia Avila sposarono la loro madre Nefti, che prese il nome
Semiramis o Semiramidi. Quindi quello che ci dice Veloso è giusto, si univano carnalmente con le loro madri. Tanto che poi la loro madre, Semiramide o Nefti, ebbe un figlio che fu attribuito erroneamente a Nimrod o Baal. In realtà vedrete dalle nostre scoperte storiche che questo figlio era il figlio di Avila o di Yahweh. Questo figlio che nascerà si chiamava Tammuz. E abbiamo detto che questo è Tammuz. Poi Baal uccise Yahweh, ma Semiramide era rimasta incinta da Yahweh di Tammuz. Poi Mot, che era in Egitto Anubi, nato dall'unione, dal tradimento di Mizraim con Nefti, moglie di Cush, diventò nella Mesopotamia il dio della morte. Mot uccise a sua volta Baal. A quel punto, quando Semiramide partorì, disse che Tammuz, il figlio, era Baal, il dio sole, che era, e il sole era indicato con un cerchio, che era risorto. Quindi Tammuz era Baal, il dio sole, che era risorto, da cui il simbolo egizio dell'Ankh. Con Sem abbiamo detto, attraverso la linea di Sem che passa per Arpaxad, da Sem dovrebbero nascere i Semiti, in realtà erano Sumeri. Sela, Eber, non sono ebrei, sono sempre Sumeri. Arriviamo a Tare, padre di Abramo, ma anche di Sara, che sposò Tutmosi, da cui ebbe Isacco, Giacobbe, padre di Giuseppe, e il quarto figlio era Giuda, personaggio importante, tra poco vedremo perché. Giuseppe a sua volta fu padre di Amenhotep III, a sua volta padre del faraone Akhenaton, che impose l'enoteismo su Baal, Adad, Adon o Aton, e alla morte di Akhenaton, Mosè, fratellastro di Akhenaton, si scontrò con il nuovo faraone e alla fine fu costretto a fuggire rifugiandosi in Palestina, dove si porterà ancora dietro il culto di Baal o di Aton. E fino al 629, con Giosia, venivano adorati sia Baal sia Yahweh, perché tutti questi due dei venivano dalla Mesopotamia. Tant'è che a Soleb, sotto Amenhotep III, troviamo il tempio dedicato ad Aton con la prima attestazione rivolta a Yahweh, dove si dice Yad nella terra degli Shasu. Nel 629 Giosia uccise tutti i sacerdoti che portavano avanti il culto di Baal per imporre il culto monoteistico su Yam o su Yahweh, o meglio ancora su Avila, figlio di Cush. Ma noi sappiamo che Gesù seguiva le leggi mosaiche. E arriviamo alla persona più importante, perché adesso vi dimostreremo che Gesù era adoratore di Baal Adad, ovvero Nimrod, che fu deificato anche come Moloch, il dio a cui venivano sacrificati i bambini. E qui si sono rizzati i capelli a molte persone, dicendo: come? Gesù è adoratore di Moloch, il dio a cui venivano sacrificati i bambini? Leggiamo questi passi e ricordiamo che Giuda era il quarto figlio di Giacobbe, fratello di Giuseppe, padre di Amenhotep III. Ci fu una cospirazione di cui abbiamo parlato nei video precedenti, che vorrei andare a sentire. Yahweh mi disse, siamo sull'Antico Testamento, si è formata una congiura fra gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Sono ritornati all'iniquità dei loro primi padri, che avevano rifiutato di ascoltare le mie parole. Anche essi hanno seguito altri Elohim per servirli. La casa di Israele e la casa di Giuda hanno violato l'alleanza che avevo concluso con i loro padri.
Perciò, dice Yahweh, ecco, manderò su di loro una sventura alla quale non potranno sfuggire. Allora leveranno grida di aiuto verso di me, ma io non li ascolterò. Allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme alzeranno grida di aiuto agli Elohim. Adesso se mi sali. I quali hanno offerto incenso, ma quelli certamente non li salveranno nel tempo della loro sciagura, perché numerosi come le tue città sono i tuoi dei, o Giuda, numerosi come le strade di Gerusalemme, gli altari che avete eretto all'idolo, altari per bruciare incenso a Baal, come vedete, erano adoratori di Baal, Adad, Adon o Aton. Ora, sia Davide che Salomone, discendenti parte di Amenhotep III, erano a loro volta adoratori di Baal, tanto che portavano avanti questo culto, e Gesù era discendente di Davide. Ma adesso andiamo un attimo sull'interlineare ebraica, sull'Esodo, ok? Perché queste cose sfuggono a tutti quanti, ma non al sottoscritto. Vi portiamo una delle tante prove che portiamo nei libri. Guardate, vi lasceremo a bocca aperta. Quando questi personaggi rientrarono da parte di Sem, presero il potere in Egitto. Quindi Giuseppe diventò il viceré in Egitto, Amenhotep III diventò faraone in Egitto, figlio di Giuseppe e sua sorella Mutemuglia. Akhenaton era il nipote di Giuseppe, lo stesso dicasi di Mosè. Bene, Mosè, nipote di Giuseppe, vi ricordate quando andò sul monte a scrivere le tavole della legge, che altri non erano poi che le tavole dei destini? Chi legge Codex Yahweh, c'è tutta la parte dedicata alla guerra tra questi personaggi che potevano avere la legalità solo attraverso queste tavole dei destini, che avevano anche il potere di dare la conoscenza, di divinizzare passato, presente e futuro e di far vincere le battaglie. E dicevo, loro presero il potere in Egitto, ma in Egitto continuarono ad andare avanti gli dèi da parte di Mizraim, figlio di Cam, ok? Quindi continuarono a idolatrare Osiride, Horus, la linea genealogica da parte di Mizraim o Osiride o il faraone Narmer. E quando Mosè andò sul monte, che cosa successe? Che ritornò e quelli che lo avevano seguito c'erano anche egiziani, tanto che costruirono il vitello d'oro e Mosè distrusse il vitello d'oro, storia che sappiamo tutti quanti. Ma perché Mosè distrusse il vitello d'oro? Perché quel vitello rappresentava Osiride, rappresentato come un vitello con le corna, e Osiride altri non era che Mizraim, mentre loro venivano dalla Mesopotamia, dove avevano portato avanti la deificazione dei loro dei Nimrod, che formò il primo impero, e di Ara, che diventò poi Yahweh. E allora vediamo che cosa ci dice l'interlinea ebraica. Se vedete qui nella parte in giallo, ci dice che costruirono un Mizraim. Quel vitello d'oro Mosè lo distrusse perché rappresentava Mizraim o Osiride e non i loro dei Baal e Yahweh. Avete capito, signori? Ma questo come mai è sfuggito a tutti quanti? Ma questi traduttori che ci parlano, pseudotraduttori che ci parlano di alieni, come ritraducono la Bibbia e gli sfuggono queste cose? È strano. Adesso iniziate a capire tutto quello che è successo e perché il sottoscritto è stato fatto oggetto di congiura del silenzio quando poi scoprì tutta la storia di Gesù.
E continuiamo ad andare su Gesù. Poi ci torneremo nelle prossime puntate. Gesù, abbiamo detto, adoratore di Baal, mentre Giosia aveva continuato a portare avanti l'adorazione su Yahweh o Avila nel 629. Bene, Gesù ritornò invece alle origini adorando Baal o Aton. E io, Gesù, vediamo cosa si dice sulla Bibbia, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alla Chiesa. Io sono la radice della stirpe di Davide, e Davide e Salomone erano adoratori di Baal, la stella radiosa del mattino. Ragazzi, la stella radiosa del mattino, sapete chi era? Era Lucifero, alias Adamo. È per questo che il caro Bergoglio tante volte si porta su il caro Lucifero, perché altro non era che Adamo. Ma se non leggete le prove che vi portiamo su questa trilogia di Codex Yahweh, rimanete sbigottiti senza aiutarci a estirpare tutto questo albero del male che da 5.000 anni ci opprime con continue guerre di potere attraverso uno strumento primario che è la religione, oltre alla moneta debito. In quel tempo a Gesù gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli, cioè Gesù, lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva, e tutta la folla era sbalordita e diceva: non è forse costui il figlio di Davide? Figlio in senso di discendenza. Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: costui scaccia i demoni in nome di Belzebù, principe dei demoni. Belzebù era una variante di Baal. Ma egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: ogni regno discorde cade in rovina, e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Ora, se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Come potrà dunque reggersi il suo regno? E se io scaccio i demoni in nome di Belzebù, parole di Gesù, in nome di Belzebù, di Baal, sta scacciando i demoni, di Moloch, il dio a cui venivano sacrificati i bambini. I vostri figli, in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni, per virtù dello Spirito Santo, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Cari signori, qui non è che cadono tutti gli dei, ma è caduto anche il cristianesimo. Vi ritrovate con un Gesù adoratore di Baal Adad o di Moloch, dio a cui venivano sacrificati i bambini. Caro Bergoglio, prega i tuoi dei sumeri che questo popolo continui a dormire, altrimenti se si sveglia e queste scoperte storiche inizieranno a diffondersi, sarà la fine per il vostro potere millenario. Grazie a tutti, vi chiedo la massima condivisione e di chiedere ai vostri amici di iscriversi al nostro canale YouTube Alessandro De Angelis Official Channel. Grazie a tutti, alla prossima puntata.